Nella Bibbia ci sono dei luoghi particolari, come anche nella vita di ciascuno di noi, ci sono dei luoghi che richiamano dei ricordi, delle situazioni particolari. Anche nella Bibbia ci sono dei luoghi che non solo richiamano un ricordo, ma anche un significato molto più profondo, il significato del mare, del monte, del deserto, la Galilea, la Samaria, il Giordano. Ecco, qui siamo in proprio un luogo del Giordano, che è questo fiume che dal nord, dal lago di Genezaret, di Tiberiade, scende giù fino al Mar Morto e segna tutta la storia anche del popolo di Israele. Avvenne che al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando, ecco, non, San Luca, come avete notato, non ci dice dove avviene questo battesimo. Noi lo sappiamo dall'Evangelista Giovanni. Al di là del Giordano, dove la tradizione ha localizzato l'episodio a Betabara, il guado dove anche il popolo di Israele, guidato da Giosuè, aveva attraversato il fiume Giordano entrando nella terra promessa, mentre Mosè dall'alto del monte Nebo osservava l'ingresso degli israeliti nella terra promessa, ma lui non era riuscito a entrare. Betabara è anche un richiamo molto interessante, perché è il punto più basso, anche uno dei punti più bassi di questo fiume, che siamo a meno 400 metri sotto il livello del mare, siamo a livello del Mar Morto, e indica anche un significato simbolico, perché il Dio dell'altezza, il Dio della grandezza, il Dio del creatore parte in Gesù proprio dal punto più basso della terra, e di lì, dall'uomo che magari è in una situazione proprio di disagio, dal più derelitto, da quello che si sente più colpevole, più peccatore, inizia la fila con Gesù, inizia questo cammino, e indica che Dio si mette sempre dalla parte dell'ultimo. Ecco, il battesimo nel fiume Giordano ha quindi anche un significato, oltre reale, anche un significato molto simbolico, proprio come inizio vero e proprio del cammino di Gesù. Luca e Matteo, i due evangelisti, fanno iniziare il Vangelo con l'infanzia di Gesù. Il Vangelo di Marco, ad esempio, inizia proprio solo con il battesimo di Gesù. E qui abbiamo, nel breve brano che abbiamo ascoltato, anche se se voi andate a leggere velocemente tutto il capitolo terzo, è molto più lungo, qui è stato accorciato, tagliato alcuni pezzi, potremmo dire che siamo ancora all'Epifania. L'ho già detto altre volte, Natale è un'epifania, cioè una manifestazione, uno Dio che si fa vedere nel bambino. L'Epifania è Gesù che si fa vedere non solo agli ebrei, ma anche ai popoli pagani. Oggi è l'Epifania, la manifestazione di Gesù, ormai adulto, che inizia, è Dio che si manifesta in Gesù, e inizia così questo cammino della vita pubblica. Domenica prossima, che siamo già nel finito il tempo di Natale, avremo la prima manifestazione di Gesù a Cana di Galilea con il primo miracolo. Ecco, questo breve brano di Vangelo che abbiamo ascoltato potremmo dividerlo, perché San Luca, secondo la tradizione, era anche un pittore, ma lui scrive molto bene, in due grandi scenografie. C'è la prima incentrata su Giovanni. Cioè, la gente si sta domandando, ma è Giovanni il Messia, è lui il Cristo, cioè l'unto del Signore? E Giovanni che dice no, me lo dice che, dicendo che c'è uno che viene dopo di me, che è più forte di me. Ecco, l'aggettivo forte indica appunto il re Messia, potente come Dio, il Signore regna, si ammanta di splendore, si cinge di forza, dice il Salmo 93. E poi dice viene uno che è più forte di me, un titolo solenne che era riservato proprio al Messia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, dice il Salmo 118. E il Battista allora dice ancora altre cose. Questo viene uno forte, e io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Era un gesto umile degli schiavi che scioglievano il legaccio dei sandali per lavare i piedi. Ricordate Gesù che lava i piedi nel cenacolo ai discepoli.
E quindi Giovanni si dice: io sono questo servo, l'ultimo servo, non sono io. Ma sempre ancora Giovanni dice: io battezzo con acqua, ma viene uno che battezza in Spirito Santo e fuoco, che il fuoco è segno proprio anche della divinità, il fuoco è simbolo divino che scalda, incendia, dà vita, distrugge, ma anche fonte di calore e anche purtroppo anche di morte. Ecco, questo appare il profilo del Messia, di Gesù, è quello che dice Giovanni. Poi cambia la scena, entra c'è una nuova manifestazione, è quella incentrata su Gesù. Gesù, quando riceve il battesimo, si squarciano i cieli. E anche questo è un modo di dire che il cielo è vicino, Dio è vicino. C'è una frase proprio dal cielo che dice: tu sei il mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Tu sei il mio figlio prediletto, l'unico figlio. E il simbolo proprio era Isacco, il figlio prediletto. Ebbene, i cieli si squarciano e arriva il simbolo della colomba. La colomba non è solo è un simbolo di pace, come diciamo noi, ma era il simbolo del popolo di Israele. E quindi questo spirito che si posa come una colomba è proprio il simbolo del popolo di Israele, e il Messia è venuto a liberare il popolo di Israele dal peccato. E poi c'è questa voce dal cielo che si aggiunge alle altre voci, non è più Giovanni che parla, ma è Dio stesso, la voce di Dio che parla e lo chiama prediletto, unigenito. Ecco, queste sono le due scene che indicano proprio l'inizio della missione di Gesù. E questa missione di Gesù è un Dio che in Gesù si avvicina all'uomo e cammina con l'uomo. Ha fatto la fila con i peccatori, ma di lì riparterà con i peccatori, ma per liberarli dal peccato, e sarà quello che camminerà per le strade della vita di quel tempo, le strade polverose, attraverso il lago, attraverso le varie situazioni difficili, e sarà un Dio che sarà visibile, toccabile, sperimentabile, un Dio Gesù, ma un Dio che si manifesterà poi solo completamente, solo sulla croce, proprio quando sembra l'annientamento pieno, totale, quando morirà e poi risorgerà. E proprio ai piedi della croce questo centurione romano che dice: veramente costui è figlio di Dio, il riconoscimento da parte dell'uomo, del figlio di Dio. Allora Sant'Agostino dice: in quel volto riusciamo a intraprendere anche i nostri lineamenti, quelli del figlio adottivo che il nostro battesimo ci rivela. Noi siamo stati adottati, cioè inseriti in questa famiglia grande dei figli di Dio. E il messaggio allora è chiaro, che tutti sono chiamati a far parte della famiglia di Dio, tutti attraverso veramente la venuta, la passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. E tutti siamo chiamati a vedere quel volto di Dio. Però è importante lasciarsi coinvolgere, prendere coscienza. Noi abbiamo ricevuto il battesimo da piccoli, quindi non abbiamo neanche un ricordo, noi più anziani forse non abbiamo neanche una foto del nostro battesimo, quindi non abbiamo nessun ricordo, però dobbiamo renderci conto poco per volta che quello è stato un momento importante, una scelta importante che i genitori hanno fatto anche per noi, come ci hanno dato la vita, ci hanno nutriti, ci hanno vestiti, ci hanno dati tutto un cammino, un'educazione, ci hanno dato anche questo. Poi la scelta che noi abbiamo fatto dopo è quella di essere cristiani. Non basta, non si nasce cristiani, non basta essere battezzati da piccoli, bisogna scegliere ogni giorno di essere battezzati. E quella voce del cielo ci ricorda appunto che noi siamo chiamati ogni giorno ad essere e a vivere da cristiani. E nei momenti a volte non facili della vita, come stiamo vivendo in questo momento, sia a livello personale, sia a livello sociale, sia a livello veramente anche purtroppo mondiale, dobbiamo guardare questa voce dal cielo che è come un padre che si china su di noi, un padre, una madre, ci prende in braccio e ci porta alla sua guancia, e per baciarci, per portarci veramente in salvo.